Sì, siamo sempre qui a Ortona, in riva al mare, come vedete in questa splendida location, in compagnia del presidente del FLAG Costa dei Trabocchi, Franco Ricci, che ringrazio per essere qui con noi. Presidente, ci stava raccontando di questa iniziativa, Le Stagioni del Mare, manifestazione che torna dopo la pausa obbligata a causa dell'emergenza sanitaria. Sì, assolutamente. Diciamo che ripartiamo con una grinta anche più forte rispetto alle altre manifestazioni che abbiamo fatto, perché c'è un motivo, cioè dopo il lockdown, quindi in pratica tutte le attività di pesca si sono fermate e in pratica sono fermate anche le attività collaterali, quindi la commercializzazione, la trasformazione, la ristorazione, quindi si era fermato un po' tutto, tant'è che poi alla fine i consumatori sono andati a acquistare prodotti ai supermercati, ma diciamo congelato, quindi dobbiamo riportare i consumatori a ricomprare prodotto locale e di stagione, quindi diciamo ritornare a comprare dai pescatori della piccola pesca che si trovano dislocati su tutto il territorio della provincia di Chieti, quindi nel nostro comprensorio, e che comunque si trovano e che sbarcano il prodotto direttamente in banchina. Noi abbiamo fatto nel nostro sito un'app dove si possono vedere dove stanno localizzati i pescatori, andare direttamente a comprare il prodotto lì dove loro commercializzano. Anche perché, Presidente, acquistare pesce fresco locale senza doversi necessariamente affidare alla grande distribuzione non necessariamente implica un costo maggiore. Anzi, diciamo che forse è il contrario, perché se tu eviti completamente tutti i passaggi che comporta, quindi il pescatore, poi il commerciante e il dettagliante, quindi salti almeno due passaggi. Quindi sicuramente si compra a un prezzo inferiore, ma poi di altissima qualità, perché il pesce appena pescato, dopo un paio d'ore lo troviamo direttamente sulle tavole e gustarlo. Quindi ha anche un sapore diverso, perché diciamo è freschissimo, ecco, diciamo così. È fresco e del posto. Allora, visto che ha accennato alla stagionalità e all'importanza dei prodotti locali, ascoltiamo subito l'opinione di un professionista della cucina di mare, che è lo chef di Baia Cataleia, che ci sta ospitando quest'oggi. Allora, ascoltiamo l'intervista allo chef e poi continuiamo la nostra chiacchierata. Prego, dalla regia. Per i miei piatti, allora, prima di tutto cerco di adoperare prodotti locali, abbinati sempre ad altri prodotti della terra locali possibilmente, sia spezie sia verdure, comunque tutti i prodotti locali cerco di adoperare. Poi cucina molto semplice, senza stare a strafare e a caricare troppo i piatti. Quanto è importante rispettare anche la stagionalità del pesce? Tantissimo, tipo noi qua abbiamo Fabrizio, il proprietario, che lui anche lui pesca, quindi mi riporta quasi tutte le mattine pesce locale, pesce fresco, quindi è tutta un'altra cosa in confronto quando vai a comprare. Qui vanno molto sulla frittura e sul pesce al forno, perché abbiamo i pesci al forno, come ho detto, che ce li riporta o Fabrizio o comunque pescatori locali, e quindi ce li portano direttamente dal mare alla tavola. E anche la frittura, comunque pure calamari, totani, paranze, tutto quello che friggiamo sono tutti prodotti nostrani, diciamo. Quindi non adoperiamo niente di congelato, niente di queste cose qua. Quindi il pesce locale e stagionale non solo perché è buono, come ci raccontava lo chef che ci ha fatto venire già l'acquolina in bocca, ma anche perché fa bene alla natura, è una pesca sostenibile. Sì, in pratica il pescatore di piccola pesca adopera tutta una serie di attrezzature che comunque sono compatibili con il prelievo, perché adoperano reti con maglie abbastanza larghe per poter fare in modo di avere solamente pesci di una determinata pezzatura e quindi pronti per essere cucinati. E poi adoperano altri attrezzi come le nasse, come i cerchietti, bertovelli, queste cose qui, che una volta tirati in barca si possono fare le cernite e dire che il pesce o diciamo il mollusco sotto misura viene ributtato direttamente in mare, quindi prelevato solo quello che è di misura, e quindi magari dare l'opportunità alla natura di continuare il suo corso e quindi magari dopo qualche tempo di riprenderlo, ma in maniera che si possa poi consumare, perché poi sennò diventa un problema per il pescatore, perché poi è un rifiuto speciale e bisogna distruggerlo, e quindi ha anche un costo per
per il pescatore stesso. E a proposito di queste attrezzature, da oggi ci sono anche dei contributi per l'acquisto di queste attrezzature, perché voi in convenzione con la Regione Abruzzo avete varato delle misure per sostenere proprio la pesca locale. Sì, in pratica noi abbiamo rimodulato il nostro piano di azione in virtù di questa pandemia che è successo, quindi per dare un aiuto ai pescatori abbiamo pensato di togliere alcune cose che non erano poi magari molto importanti e dedicare su altre iniziative, fra cui questo dell'acquisto e quindi un contributo sull'acquisto delle reti e delle attrezzature da parte dei pescatori di piccola pesca, che possono arrivare fino a un massimo dell'80% a fondo perduto. Altra iniziativa che abbiamo fatto è proprio quello di aiutare il pescatore di mettersi in contatto direttamente con l'acquirente ultimo, quindi la massaia, quindi il produttore, attraverso una piattaforma che dovremmo creare a breve, dove il pescatore, anche già da quando si trova in barca, può tramite uno smartphone o un tablet immettere nella piattaforma i pesci che lui ha, i quantitativi e a quanto lo vuole rivendere. Quindi si mettono in collegamento sia il pescatore che il compratore, e poi alla fine si decide: o lui va direttamente lì a prendere il prodotto, oppure magari può essere il pescatore stesso con le idonee attrezzature portarlo direttamente a casa. Altra cosa che abbiamo previsto è la realizzazione di un fish bar, quindi un container attrezzato che è spostabile, quindi è facilmente trasportabile lungo la costa di Trabocchi, dove serve, dove magari c'è più attrattiva e più dove noi possiamo far conoscere il nostro prodotto. Quindi spostiamo per fare degli stuzzichini, per fare dei finger food, per fare delle piccole cucine locali, no? Tradizionali, sia mangiarlo direttamente sul posto, oppure magari anche per un take away, no? Quindi queste sono le cose che vorremmo fare, e a breve ci daranno la Regione Abruzzo ci darà l'ok per poter procedere su questo. Bene Alfredo, linea a te per le domande da studio. Sì, io avevo una curiosità rispetto a quanto accadrà nelle prossime settimane, perché insomma fra un po', in periodo ordinario, senza lockdown, negli anni insomma buoni, non come questo purtroppo un po' sfortunato, ci sarebbe il fermo biologico. Che cosa accadrà? Ma guardi, allora, mai come quest'anno o alla fine dell'anno scorso, perché normalmente il fermo lo si sapeva sempre all'ultimo momento, quindi c'era sempre l'incertezza della data, e quindi avevamo sempre pregato il Ministero per darci queste date nel più breve tempo possibile, così si poteva programmare il lavoro. Bene, adesso al 30 di dicembre del 2019 è stato pubblicato il decreto del fermo pesca, e a noi toccherebbe dal 17 di agosto fino al 15 di settembre, quindi 30 giorni di fermo pesca. Ora, questo è stato fatto prima del Covid. Quindi noi stiamo dicendo al Ministero se era possibile evitare di farlo, già che i nostri pescatori si sono già fermati abbondantemente, quindi almeno un mese e mezzo, quindi abbiamo superato abbondantemente il mese imposto dalla Comunità Europea, quindi di considerare il fermo Covid come fermo pesca, e quindi continuare per non aggravare ancora di più il problema finanziario delle nostre imprese. Anche perché questo stop ha causato, immaginiamo, un bel danno ai pescatori. Beh, assolutamente, perché diciamo si è azzerato completamente gli introiti, ma comunque abbiamo dei costi fissi che comunque con o senza la pesca devi sopportare, e quindi eccolo lì che il danno è abbastanza importante. Quindi se il Ministero deciderà, e speriamo di sì, anche perché abbiamo interessato la Regione Abruzzo, ma anche il Ministero stesso, affinché si possa pensare a questa cosa qui.
Prima di restituire la linea allo studio, le chiedo un'ultima considerazione, perché voi state lavorando fianco a fianco con la Regione, quindi evidentemente c'è anche un'apertura per questo settore da parte dell'istituzione, visto le misure che insieme avete programmato, di cui ci raccontava poco fa. Ma c'è qualcos'altro che le istituzioni possono fare per aiutare questo settore che, come tanti altri, hanno ricevuto una bella batosta in questo periodo? Ma guardi, allora, il problema più grosso per quanto riguarda il settore è la carenza di personale anche qualificato. E che comunque, ecco, se andiamo a vedere l'età media oggi di un pescatore di 65 anni, quindi prossimo alla pensione, se non si fa qualcosa in un giro di una decina d'anni non ci sarà un pescatore se non a livello coreografico. Quindi l'idea nostra era quella di poter fare dei corsi di formazione per i giovani e per poter poi iniziare l'attività già formati, quindi è inutile e magari parlare con il pescatore anziano e farsi dire le cose, ma avere degli istruttori che possono dire le cose fatte bene e quindi di arrivare in tempi anche più brevi a poter avere il comando di una imbarcazione. Ebbene, grazie allora al presidente del FRAG Costa dei Trabocchi, Franco Ricci, per essere intervenuto nel corso del telegiornale. Grazie anche a Baia Cataleia che ci ha ospitato per questa diretta dalla meravigliosa spiaggia d'Ortona. È tutto. Linea allo studio.